Ilale GoFan, benvenuti a tutti. Qualche giorno fa un iscritto al mio canale mi ha scritto mi ha posto una domanda, insomma, se avessi portato sul canale dei set a tema militare. Come ho già detto a lui e come molti di voi già sapranno, la Lego non ha mai prodotto set di questo tipo e credo che mai li produrrà. Il motivo è molto semplice, perché il target a cui è rivolto la Lego, anche se poi ci sono, insomma, set per collezionisti, ci sono tanti adulti come me e come voi magari appassionati di Lego, è principalmente rivolto ad un pubblico di ragazzi giovani. E quindi un tema di quel tipo, considerando che la Lego si prefigge anche di essere una compagnia di giocattoli, però anche educativa, difficilmente quindi produrrà temi come quello militare, anche se molti di noi sono anni e anni che chiedono, insomma, una linea, ecco, dedicata magari alle serie così militari con carri armati, aerei, eccetera, eccetera. Ok, detto questo, questa premessa, mi sono però ricordato di avere un piccolo set uscito nel 2010, costituito da 90 pezzi e 4 minifigure, che ha qualcosa a che vedere con almeno i soldatini, i famosi classici soldatini, quelli con cui giocavamo noi di una certa età, quando eravamo più giovani. È un set che è legato al tema Toy Story. Eccolo qua. Chi ha visto il film? Questo è proprio il primo film. Chi ha visto il film sa che oltre ad essere presenti vari giocattoli, c'erano anche appunto, essendo un film dedicato ai giocattoli, erano presenti anche questi soldatini. E la Lego, con il set 75095, ha reso omaggio, insomma, a questi splendidi soldatini. Quattro minifigure, andiamo a vederle una a una, anche se vi posso già dire fin da subito che sono quattro minifigure identiche e si differenziano solo per gli accessori. È presente una piccola base, proprio come avveniva per i soldatini, quelli di una volta a cui facevo riferimento prima. Sono tutti completamente aperti, presentano questa bellissima stampa sul torso. Questo caschetto completamente verde, tranne uno, poi lo andremo a vedere. Questo ha un walkie-talkie, dovrebbe essere anche di quelli, sì, di quelli magari di una volta, e un fucile. Non presenta alcun tipo di stampa sul retro. Insomma, davvero davvero fantastico. L'espressione facciale, come dicevo, è così come tutta la minifigura, sono identiche per tutti e quattro le minifigure. In questo caso qua è presente una di diverso, ecco, rispetto all'altra, quella che vi ho fatto vedere, è presente un binocolo, l'altra invece un metal detector, quella a destra, questa qui. L'unica, diciamo così, un po' più particolare è questa, che è il medico della truppa. E presenta una borsa completamente verde, non so la Lego quante ne abbia prodotte di questo colore, e poi ovviamente l'elmetto che presenta ha una croce, quella classica dei medici, e poi presenta anche uno zaino. Oltre a questo è presente anche una barella, ovviamente per gli infortunati, quelli, insomma, fortunati, quelli che hanno rischiato qualcosina. E cosa più interessante oltre a queste minifigure, sono bellissime, no, un'altra cosa interessante del set è la presenza di questa piccola Jeep, fantastica, anch'essa completamente o quasi completamente verde, le luci. La parte anteriore, i cerchi, c'è anche la ruota di scorta. Questa ovviamente può essere tranquillamente
sostituita, è presente quindi una postazione di guida nella quale si può sistemare, sulla quale si può sistemare una minifigura. Eccola qui, fantastico. Davvero davvero interessante. Ok, grazie, un piccolo video. Ringrazio ancora quell'iscritto che mi ha posto la domanda, facendomi appunto ricordare che avevo un set di questo tipo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo set, dell'intera linea Toy Story. Lasciate commenti e like, quindi iscrivetevi al canale. Buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!